oggi ci troviamo a Grosio in un giardino un po' particolare. Ya no estás más a mi lado, corazón. Siamo nel giardino del signor Nicola, che al posto di andare all'osteria ha investito il suo tempo a fare delle costruzioni molto carine. Cosa che l'ha spinta a fare questo? Passatempo. Visto tutto mosaicato, quindi sono tutti i pezzettini che lei ricicla. Tutto materiale di riciclo, quindi. Vetro piuttosto che oggetti inutilizzati. Mangiano gli spaghetti, eh? A me portano l'osso. Adesso possiamo salire. Andiamo a salire. Che me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. '84, annata di ferro. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para ser. Wow, che bello! Questo giardino è nato dalla passione del signor Nicola, che si è dedicato nel suo tempo libero a creare questa meraviglia. È un'opera che sicuramente ci fa volare con la fantasia fino a Barcellona e ricorda un po' la casa del Gaudí. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus brazos encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor. Una costruzione senza tempo, fatta di muretti e di archi, tutta interamente con materiale riciclato che va dai fondi di bottiglia dei succhi di frutta, dei faretti delle macchine rotte, piuttosto che scarti dai residui di una gustosissima pasta allo scoglio. L'ingresso a questo castello incantato è gratuito e il signor Nicola è soprannominato il Gaudì di Grosio. Todo se ne ha devolte. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo querer.
caratura per i particolari. E pensare che tutto questo fino all'inizio degli anni 80 non c'era neanche. Infatti il signor Nicola ha iniziato la sua opera nel 1981, quando dall'Abruzzo si è trasferito qui per vivere in Valtellina. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien. E come si fa a sentirsi un po' una principessa? Dio luz a mi vida, pagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha devolver. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Senza stare ad andare a Barcellona, questo piccolo angolo della Valtellina saprà fare il caso vostro. Il signor Nicola saprà aprire le porte di casa sua, oltre che quelle del suo cuore. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí. Religión. En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. La nostra gita in questo piccolo angolo di Barcellona nella Valtellina termina qui. Vi ringraziamo di aver visto il video fino a questo punto e se vi è piaciuto mi raccomando sosteneteci mettendo un mi piace e iscrivendovi al canale. Vi ricordiamo inoltre di seguirci su tutti i nostri canali social, Instagram e Facebook e sul nostro sito internet bestiviaggidibeatriceestefano.weebly.com. Ciao! Ciao! Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.